Il mondo delle donne FIDAPA ha celebrato ieri il passaggio di consegna tra la past president Flavia Valmorra e la neopresidentessa Claudia Agrioli. Quali sono, se ci sono, dei progetti particolari che vorrà portare avanti durante il suo mandato e appunto, insomma, cosa si augura per questi 2 anni di mandato? Progetti che abbiamo già esaminato insieme alle nostre commissioni riguardano principalmente i temi del rispetto e della dignità. Insieme ai nostri gruppi di lavoro stiamo esaminando quello che sarà il tema legato alla Augusta Rasponi Gugù il prossimo anno, quando ricorrerà il 150° anniversario dalla nascita. E un altro tema importante, al quale siamo particolarmente sensibili riguarda la pediatria e l'emergenza nella prima infanzia. Su questi 2 temi stiamo già lavorando con i nostri gruppi di lavoro e con le nostre referenti di commissioni. Vi sono anche tanti altri progetti in questo momento che si stanno esaminando, principalmente legati ai temi a me più cari, che sono la dignità e il rispetto. Questa sera ai nostri tavoli ci saranno melograne, e per il simbolo che la melograna significa, un simbolo di uno fra tutti, la moltitudine dell'uno, perché noi tutte siamo singoli, ma nel momento in cui siamo insieme diventiamo una forza. Questo voglio che sia il messaggio che arrivi a tutte le nostre socie, che sono persone meravigliose, sono donne impegnate nel loro lavoro, serie professioniste e soprattutto gente che lavora col cuore. E quindi sono contenta di averle con me. Cosa e come si vive una serata come questa, una serata di passaggio di consegne da presidentessa FIDAPA Ravenna dopo 2 anni di mandato? Beh, è una serata un po' emozionante perché vedo in questa serata sfilare tutti gli eventi che assieme alle socie sono stati proposti alla città in questi 2 anni. E quindi questo mi emoziona un attimo. Dei progetti che avete portato avanti durante il suo mandato, ce n'è qualcuno che gli è rimasto più caro? Allora, progetti che sono gli eventi che sono stati fatti durante il biennio della mia presidenza, direi che sono stati eventi importanti, perché tra l'altro c'è stata anche la ricorrenza del 40° anniversario dalla fondazione della sezione. E questo è stato un evento molto importante anche per la città e mi è piaciuto moltissimo perché ho avuto la collaborazione di tante socie che mi hanno aiutato, ciascuna nella propria esperienza e specificità, di conseguenza sono molto soddisfatta della riuscita di questo evento. Avevo come ospite anche la Presidente nazionale e ho avuto anche i complimenti da parte del Comitato di Presidenza nazionale e questo mi è piaciuto molto. E qual è lo spirito che lega tutte quante le donne che fanno parte di FIDAPA? Lo spirito che ci lega deve essere il senso dell'appartenenza, perché se si capisce veramente cosa vuol dire appartenere a FIDAPA, è uno dei valori principali e i nostri obiettivi sono tutti portati avanti tenendo sempre presente lo spirito di appartenenza, che lega i temi nazionali, internazionali, le tematiche locali, perché il nostro è volontariato, per cui essendo volontariato è importantissimo avere un motivo per il quale si agisce e questo appunto è lo spirito di appartenenza, perché noi dobbiamo portare avanti delle tematiche che riguardano soprattutto le donne. Adesso abbiamo portato a termine questa battaglia che avevamo fatto sul riconoscimento, anzi sul decreto legge che adesso è stato appunto riconosciuto come legge della violenza contro le donne. FIDAPA, insieme alle più importanti associazioni nazionali, ha portato avanti questa battaglia fino ad arrivare a questa conclusione. Cioè tutto il nostro lavoro è volto fondamentalmente alle giovani, ma soprattutto alle donne per tutte le problematiche che ci circondano.